Allora, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. È un piacere vedervi così in tanti, ma purtroppo sapete com'è la situazione, quindi d'ora in poi sarà necessaria la prenotazione prima del giorno interessato. Oppure c'è anche qualcuno, mi pare, che non ha dato il nome oggi della sua presenza. Se può farlo, poi è molto importante per noi. È bello ritrovarci dopo un po' di vacanza. E io mi permetto di rinnovarvi gli auguri per questo anno che è appena iniziato. Oggi abbiamo il piacere e il privilegio di avere con noi il nostro presidente, l'avvocato Sossio Vitale, accompagnato da alcuni ospiti che poi sarà lui a presentare. E anche a lui, naturalmente, a voi tutti, il nostro augurio per l'anno che è appena iniziato e gli auguri credo che ne abbiamo bisogno tutti, tanto. E oggi sarà una lezione che apre le lezioni future, e molto attuale, credo, e molto importante sull'elezione del Presidente della Repubblica, e l'Avvocato tratterà da par suo questo argomento. E non so se poi l'avvocato vuole dire qualcosa appunto su questa situazione un po' particolare che stiamo vivendo e le difficoltà che avremo anche come università. E io credo di aver detto anche troppo, lascio la parola all'interessato e a voi tutti buon ascolto. Chiedo scusa, buonasera se non mi alzo in piedi come è mio solito fare quando parlo in pubblico, però stiamo registrando appunto questa nostra chiacchierata, presento subito con il senatore Luciano Falcer, che è qui alla mia sinistra, senatore di Forza Italia, che ha partecipato con una vita politica intensa sia ai lavori della Prima Repubblica che quelli della Seconda Repubblica, che è certamente un testimone importante di quello che stiamo vivendo oggi, noi di riflesso come cittadini, lui come protagonista appunto importante della storia parlamentare italiana, l'ha vissuto in prima persona, e cioè tutta la procedura, il processo che porta all'elezione del Presidente della Repubblica. Dico subito una cosa, purtroppo rispetto a quando abbiamo organizzato gli eventi per quanto riguarda appunto l'Università della Terza Età, è cambiato nuovamente la normativa in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus, per cui abbiamo dovuto ridurre il numero di posti perché la legge così prevede. Ci hanno, grazie anche ai buoni uffici, ci hanno concesso questa sala verde che contiene soltanto 40 persone. Abbiamo mandato una mail a tutti quanti gli iscritti, che sono molto di più, dicendo appunto che se ci saranno altre persone che avranno il piacere, la voglia di sentire appunto questa nostra chiacchierata, abusando della pazienza dell'onorevole Falcer, ripeteremo questa seduta, diciamo così. Alla mia destra c'è appunto mio figlio Nicola, il quale ha appena superato l'esame di diritto costituzionale, per cui è giusto che mi dà una mano nella ripresa e che venga coinvolto in questa chiacchierata, così come c'è anche la sua ragazza Anna, che è qui anche lei studente di giurisprudenza. Fatta questa breve premessa, naturalmente anche da parte mia c'è l'augurio che possiamo continuare a vederci in presenza, che quest'anno sia diverso rispetto a quello che è passato e che ci sia finalmente una svolta in questa pandemia. Ringrazio anche l'amico Giancarlo Finotto, che è qui, che ha accompagnato il senatore Falcer, anche lui molto addentro alle cose della politica, come si dice. E quindi iniziamo questa discussione, una discussione dove quando ho pensato il titolo è quello che avete visto sul programma, cioè l'elezione del Presidente della Repubblica eletto da pochi ma per servire tutti. Il titolo già contiene tutto, diciamo, la nostra breve excursus che faremo, perché
perché parla appunto proprio della elezione, di come avviene, le modalità, le tecniche di cui il senatore Falcea ci dirà qualche retroscena, e soprattutto qual è la funzione, appunto la prerogativa del Presidente della Repubblica, che è quella di servire tutti. Prima di addentrarci in questa discussione sugli articoli dall'83 al 91 della Costituzione, che sono quelli che riassumono prerogative, modalità di elezione e funzione del Presidente, presenta appunto l'onorevole Falcea, già consigliere regionale della Regione Veneto, poi assessore agli enti locali e allo sport nella quinta legislatura della Regione Veneto, deputato della Democrazia Cristiana dal 1983 al 1987, e in questa tornata ha partecipato all'elezione del Presidente Francesco Cossiga. Successivamente eletto senatore della Repubblica per Forza Italia nel collegio di Porto Gruaro per la 14ª legislatura dal 2001 al 2006, legislatura in cui si è distinto per essere stato relatore di 55 proposte di legge, nonché componente di varie commissioni parlamentari, e poi ci sono tutta un'altra serie di incarichi, ma potremmo parlare più che di incarichi, potremmo parlare di essere a disposizione della Res Publica per dare il proprio contributo, svolto dall'onorevole Falcea nell'ambito dell'amministrazione pubblica. Bene, entrando nel vivo, come dicevo prima, la Costituzione italiana prevede, appunto, disciplina, inquadra, norma la figura del Presidente della Repubblica dagli articoli 83 agli articoli 91. Chi elegge il Presidente? Ecco, abbiamo parlato sui giornali in questo periodo, ci hanno bombardato da circa 6 mesi, dandoci spesso delle informazioni non correttissime, lo posso dire. L'articolo più bello l'ho intravisto stamattina sul Corriere della Sera, e della Gabbanelli, che è esattamente, se avete recuperato il Corriere o se avete comprato il Corriere della Sera, ha centrato in maniera, direi, completa l'obiettivo, che è un po' il contenuto di questa chiacchierata. Elegge il Presidente della Repubblica, l'articolo 83 prevede che elegge il Presidente della Repubblica le Camere riunite in seduta comune, e a tale elezione poi partecipano i delegati regionali. I delegati regionali, come sapete, sono appunto 58, perché ogni regione italiana ha 3 delegati, e soltanto la Val d'Aosta, per previsione costituzionale, ne ha soltanto un membro. Quindi, a conti fatti, abbiamo 630 deputati, 315 senatori, ai quali ci dimentichiamo sempre che bisogna aggiungerci i 6 senatori della Repubblica a vita, oggi regolarmente presenti in Senato, più i 58 appunto delegati regionali. Quindi il totale di grandi elettori che procedono all'elezione del nuovo Presidente sono 1.009. Ricordate che appunto fra i senatori a vita, oltre a Giorgio Napolitano, che è il Presidente Emerito della Repubblica, che per diritto è il senatore a vita, poi ci sono i senatori che sono stati eletti, nominati dai presidenti Elena Cattaneo, Mario Monti, Renzo Piano, Carla Rubbia e Liliana Segre. Qui un breve excursus se lo devo fare, perché non ci siamo ricordati. Io, rileggendo la Costituzione per la preparazione, l'ho intravisto che nel 2020, quando abbiamo fatto il referendum confermativo della legge costituzionale 19 ottobre 2020 numero 1, quella con la quale abbiamo modificato il numero dei parlamentari, perché voi sapete che dalla prossima elezione il numero dei parlamentari è drasticamente ridotto, perché da 630 deputati ne eleggeremo soltanto 400, e da 315 senatori saranno soltanto 200. Quindi questa è l'ultima elezione che viene fatta con questi numeri, salvo modifiche costituzionali future.
Dicevo, con questo referendum che abbiamo fatto, noi abbiamo modificato anche l'articolo 59 della Costituzione, non soltanto il 56 e il 58, ma anche il 59. Il 59 è proprio l'articolo che disciplina la nomina dei senatori a vita. Perché voi sapete, il 59, ve lo leggo nella precedente versione, 59 prevede: è senatore di diritto a vita salvo rinunzia chi è stato Presidente della Repubblica, primo comma, e poi il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Cosa è successo? È successo che questo articolo 59 è stato interpretato soprattutto dal Presidente Pertini e il Presidente Cossiga, nel senso di dire che ciascun Presidente della Repubblica poteva nominare 5 senatori a vita, indipendentemente da quelli che fossero già stati nominati da un suo predecessore. Questa interpretazione della norma costituzionale non è stata seguita da tutti gli altri senatori, Presidente, tanto è vero che Oscar Luigi Scalfaro, che è succeduto, non ha nominato nessuno perché erano presenti in Senato già 5 senatori che erano stati eletti dai suoi predecessori, così come ha fatto anche Mattarella, che ha nominato solamente un senatore a vita, la senatrice Liliana Segre, perché c'erano già 4 senatori già nominati. Per tagliare la testa al toro, appunto, con la nostra riforma del 2020 è stato modificato l'articolo 59, dove si è specificato che adesso i senatori a vita solamente possono essere nominati soltanto in un numero complessivo di 5. Quindi oggi il prossimo presidente, salvo rinunzia o decesso di uno di quei 5 senatori, 6 perché c'è anche Giorgio Napolitano, che sono stati già nominati, non nominerà nessuno, perché c'è stata appunto questa riforma a cui noi tutti abbiamo partecipato. Come avviene fatta questa digressione, torniamo all'articolo 83, come avviene questa elezione? L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza di 2/3 per le prime 3 votazioni. Dalla quarta in poi avviene invece a maggioranza 16. Incominciamo a dire una cosa, perché nessuno lo dice: non c'è un limite alle votazioni, agli scrutini. La Costituzione non lo prevede. La Costituzione prevede soltanto 2 formule, che è molto importante dirlo adesso, perché si pone un problema nel contingente. E cioè, lo scrutinio segreto, le Camere riunite con i delegati, e con queste due, la maggioranza di 2/3 per le prime 3 votazioni e la maggioranza assoluta per la quarta. Dico questo perché ci sarà un problema non indifferente, che è quello per cui stiamo assistendo noi, e cioè che si dovrà riunire in qualche palazzo, generalmente la Camera, 1009 delegati, con il problema della norma antidiffusione del Covid, con il problema che questa normativa è una normativa costituzionale, per cui non è che può intervenire il regolamento della Camera piuttosto che del Senato a modificare, diciamo, vabbè, troviamo un accomodamento. Cioè, non è un problema da poco, a mio avviso, e quindi bisogna tener conto anche di questo. Nella storia della Repubblica c'è stato Carlo Azeglio Ciampi, eletto a maggio del 99 al primo scrutinio con il 77% dei voti, mentre Giovanni Leone fu eletto a dicembre 71 al 23° scrutinio con il 52% dei voti, che credo sia la percentuale più bassa di tutta la storia repubblicana. Mentre il più votato è stato Sandro Pertini, eletto a luglio del 78 al 16° scrutinio con l'83% dei voti.
L'articolo 83 invece prevede quelle che sono le, diciamo, le caratteristiche, nel senso quello che chi può essere eletto. Può essere eletto un cittadino italiano che abbia almeno 50 anni di età e che goda dei diritti civili e politici. Una piccola digressione: alla carica di Presidente della Repubblica, questi alcuni l'hanno detto, non ci si candida. Cioè è una delle poche cariche in Italia dove non è prevista alcuna candidatura, anche se a noi ci stanno bombardando con caricature di un certo tipo. E cosa essenziale è appunto il godimento dei diritti civili e politici. Io ho fatto una breve ricerca anche sulla figura appunto dell'onorevole Silvio l'eurodeputato Silvio Berlusconi, che voi sapete appunto ha avuto una condanna, ed è stato appunto riabilitato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano nel 2018, per cui lui gode dei diritti civili e politici secondo la normativa italiana e quindi può essere, ha le caratteristiche per essere eletto. Come avviene eletto? Allora, avviene che il Presidente della Camera, il 30 giorni prima della scadenza dal giuramento del Presidente della Repubblica, effettua appunto convoca i delegati e convoca i parlamentari. Il nostro Presidente della Camera, l'onorevole Fico, appunto ha, in notizie di questi giorni, convocato per il 24 gennaio le Camere riunite insieme con i delegati. A questo punto appunto si procede con il primo scrutinio, di cui dopo ci darei qualche cosa. Compiti prerogative. Il Presidente, noi abbiamo detto, è il capo dello Stato e rappresenta l'unità della nazione, l'articolo 87. Quindi ecco, non so se avete presente il discorso del Presidente Mattarella all'ultimo dell'anno, no? Quando ha detto che ci si spoglia quando si viene eletti, ci si spoglia di qualsiasi diciamo maglietta di parte, non è correttissima la dizione, ma per dire che rappresenti tutti, sia chi ti ha votato, sia chi non ti ha votato, sia quelli che sono stati i tuoi sostenitori durante la tua vita politica, sia i tuoi oppositori, rappresenti tutti, rappresenti l'unità della nazione. E i nostri padri costituenti hanno individuato nella persona del Presidente della Repubblica un po' la somma di tutti e tre i poteri dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario, perché il Presidente appunto presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, anche se poi le funzioni diciamo amministrative le svolge un vicepresidente che di nomina parlamentare, presiede il Consiglio Supremo della Difesa e il Comando delle Forze Armate, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, ex articolo 92, e su sua proposta ai Ministri, e poi ha tutta una serie di funzioni, fra accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifiche i trattati internazionali, l'ultimo è stato quell'accordo fra Italia e Francia, no? A cui ha partecipato il Presidente Mattarella, può inviare messaggi alle Camere, di cui dopo parleremo, promulga le leggi, emana i decreti eventi valore di legge, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziative del governo, può concedere grazie e commutare pena. Mese scorso Mattarella ha commutato, più che concesso grazie, ha commutato diverse 5-6, se non ricordo male, pene detentive. E poi la funzione più importante, funzione dal punto di vista politico più rilevante, è quella che può sciogliere le Camere o anche solo una di esse, ma soltanto appunto previa audizione dei Presidenti delle Camere. Lo scioglimento delle Camere si ha soltanto in un caso, o quando c'è, o meglio nella storia repubblicana abbiamo avuto varie volte, ma generalmente lo scioglimento delle Camere è previsto dalla Costituzione nel momento in cui il Parlamento non riesce a esprimere una maggioranza e soprattutto non riesce a esprimere un governo, o meglio non riesce a esprimere una maggioranza che sostenga un governo. In quel caso il Presidente della Repubblica può, sentiti appunto i Presidenti della Camera e del Senato, può sciogliere la Camera e il Senato, può anche scioglierne solo una delle due.
Passiamo all'ultimo, che dopo facciamo staffetta con il senatore Falcea, su quelle che sono le responsabilità, perché l'articolo 89 della Costituzione prevede che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Ministro che l'ha proposto. E questo è perché la Costituzione vuole che il nostro Presidente non abbia responsabilità politiche. Tant'è vero che il Presidente non risponde di quelle che sono appunto le responsabilità politiche. È un principio cardine della nostra Costituzione, perché tutta la responsabilità è in capo al governo. Invece, per quanto riguarda la responsabilità giuridica, la cosa si fa interessante, perché bisogna distinguere quelli che sono gli atti posti in essere nell'esercizio delle sue funzioni dagli atti che invece lui pone in essere quale cittadino comune, come tutti quanti noi. Ai sensi dell'articolo 90, nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente risponde soltanto per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Alto tradimento consiste in un comportamento doloso, quindi voluto, che offendendo la personalità interna e internazionale dello Stato costituisca una violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica e presuppone un'intesa del capo dello Stato con potenze straniere atte a pregiudicare gli interessi nazionali. Mentre invece l'attentato alla Costituzione è ogni comportamento sempre doloso diretto a sovvertire l'ordine e le istituzioni costituzionali. Nel caso di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, giudica la Corte Costituzionale e naturalmente occorre che vi sia una messa in stato di accusa da parte del Parlamento in seduta comune. La cosa invece interessante è che per i reati commessi dal Presidente quale singolo cittadino risponde come tutti quanti noi. Cioè, se il Presidente della Repubblica decide, va alla standa e ruba un paio di guanti dallo scaffale, lui è sottoposto a giudizio. C'è un'unica variante rispetto, diciamo, a noi tutti comuni cittadini, è che anche se nel silenzio della Costituzione il processo non è diciamo attivato immediatamente, ma solamente alla fine del mandato, perché in quel momento si vuole sottrarre la figura del Presidente, la funzione del Presidente della Repubblica ad un'iniziativa di un qualsiasi sostituto procuratore che possa appunto mettere in stato di accusa il Presidente per questo, e quindi deve attendere la fine del settennato, il Presidente dura 7 anni, per poi essere processato. Sembra una cosa così, ma in realtà studiando, preparandomi per questa chiacchierata, c'è stato nel 1991 il Presidente Francesco Cossiga che fu citato in giudizio da due deputati che si ritenevano offesi dalle sue esternazioni, non so se ve le ricordate, e è dovuto intervenire la Corte Costituzionale e la Corte poi di Cassazione per affermare alcuni principi di cui vi leggo. Innanzitutto, la Corte di Cassazione con la sentenza 8734 del 2000 ha affermato l'irresponsabilità del Presidente in sede civile, penale e amministrativa copre solo gli atti da lui compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi se Sergio Mattarella interviene in questa sede e offende qualcuno, lui non è nell'esercizio delle sue funzioni e quindi è responsabile di quello che dice, di quello che fa. 2. L'autodifesa della carica è funzione presidenziale solamente quando è esercitata per rispondere agli attacchi diretti all'organo, quindi alla funzione di presidente. Non può invocare questa appunto difesa della carica quando le offese sono alla persona. L'autorità giudiziaria ha il potere e dovere di accertare se il capo dello Stato ha agito in via funzionale o no. L'esternazione presidenziale, perché uno dei modi con cui il Presidente interviene
sono appunto i messaggi alle camere, le famose picconate di Cossiga, no? se vi ricordate. Le esternazioni presidenziali sono solo uno strumento per l'esercizio delle funzioni e pertanto godono dell'immunità di cui è l'articolo 90, solo se pronunciate come modo di esternificazione della funzione. Cioè il Presidente non è che può dire tutto quello che gli passa per la testa, offendendo o denigrando o facendo altro. Il diritto di critica politica che il Presidente, quando non è nell'esercizio delle sue funzioni, può esercitare, non può trasmodare in attacco personale e nella pura contumelia, con conseguente lesione dell'altrui personalità, perché in tal caso il Presidente può essere chiamato a rispondere. E per finire, vi ricordo a tutti che dopo essere stato eletto, il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione innanzi al Parlamento riunito. E da quel momento decorre l'inizio del suo settennato. Va bene? È finito? Sì. Ho finito per dare giustamente spazio, voi non siete venuti a sentire me, siete venuti a sentire la nostra graditoria. Intanto grazie, complimenti che occupate parte del vostro pomeriggio a un argomento sì di attualità, ma oso dire di rilevanza sì generale, ma da appassionati, da persone sensibili, da persone che hanno a sorte, come dire, l'avvenire, il futuro del nostro paese, e già questo è encomiabile e apprezzabile, perché di solito dopo aver cura dei propri interessi, dei propri problemi, poco è il tempo che rimane per interessarsi anche di problemi di natura generale. Da quanto ha detto l'amico avvocato Sossio, che nuovamente ringrazio di questa iniziativa e di aver voluto coinvolgermi, e credo, dopo una premessa che cercherò di dire relativamente alla storia, alla cronaca storica, da quando vi è il Presidente della Repubblica. L'Italia, come è noto, non l'ha avuto da sempre, l'ha avuto dal 46, dal 48, prima l'Italia era un regno, e credo non sia inutile fare qualche passaggio delle vicende fra il 46 e il 48, perché alcune cose che c'erano nella Costituzione che opportunamente Vitale ha citato, vi sono, non dico dei retaggi, ma vi sono dei riferimenti indiretti a quello che è stato, che era anche lo Statuto Albertino, quello che era la Costituzione sotto il Regno d'Italia. Ma oltre a questa premessa, che spero, come dire, che abbia un po' di interesse, le considerazioni che cercherò di fare, e sono d'accordo con Sossio che mi dia una gomitata se vado troppo a lungo o a dire cose superflue o inutili, e spero di integrare quello che è stato detto da un punto di vista legale, giuridico, costituzionale, con qualche considerazione da politico, da politicante, avendo avuto un po' di esperienza. A tal proposito, Sossio ha elencato tutta una serie di incarichi, nel senso che è vero che ho avuto tante medaglie, attualmente non ho nessun incarico, quindi sono pieno di ex, avendo fatto diverse altre cose che mi hanno insegnato e che mi hanno permesso di arrivare ad assumere responsabilità di un certo riguardo, e l'ultima che mi permette, come dire, con una certa esperienza, spero di poter dire su questo argomento,
come componente della Commissione Affari Costituzionali e presidente del comitato che dava i pareri circa la costituzionalità di norme provenienti o da singoli parlamentari o provenienti dal governo o provenienti dalle regioni. Quindi vado al dunque e con gli appunti mi sono anche preparato qualche elemento, dicevo, di come è nata la figura del Presidente della Repubblica. E il primo passaggio, credo, ripeto, non sia inutile ricordarci qualche passaggio storico, sono passati 75-80 anni, credo che vi sia ancora traccia nei comportamenti, nelle scelte e nelle confronti fra parlamentari, fra partiti politici, fra organi costituzionali. Vittorio Emanuele III abdica il 9-5 del 46. Siamo dopo la guerra, ne erano successe di tutti i colori e sappiamo com'è andata, e la sua abdicazione andava a seguire quello che poco tempo prima, il 25 giugno dell'anno prima del 44, lui aveva delegato al figlio Umberto II tutte le competenze proprie del re, non aveva rinunciato, aveva solo delegato. Il 9 maggio, in prossimità del verificarsi del referendum del 2 giugno del 46, ed è per questo che ogni anno vi è la festa della Repubblica, che coincide al giorno in cui si svolse il referendum perché gli italiani avessero da scegliere fra monarchia e Repubblica, e su questo qualche passaggio. Il 10 maggio, cioè il giorno dopo l'abdicazione, il governo già provvedeva a una modifica, non dico avvicinandosi alla resa dei conti e col referendum, e andò a cancellare la dicitura che in ogni atto del governo, e non solo del governo, anche di natura più locale e territoriale, era iscritta, cancellò la dicitura che ogni provvedimento veniva emanato per grazia di Dio e volontà della nazione. Lo cancellò e rimase solo, e vi era, come dire, il dovere di farlo, che tutto veniva emanato in nome di Umberto II, re d'Italia, il re che poi anche i nostri giorni viene ricordato come il re di maggio, perché subentrò il 9 maggio del 46 e cessò di fatto col referendum il 2 giugno, quindi i suoi pieni poteri ressero poco più di un mese. Dal 10 maggio fino allo svolgimento del referendum, ogni parte del contendere mise mano, come succede in tutte le elezioni, qualche settimana prima ognuno prende e assume provvedimenti per guadagnarsi il consenso sulle sue tesi. Il re fece molte onorificenze, il re si impegnò a favore di categorie, ricordiamoci che era non solo anche capo del governo in pieno poteri, ma che era capo delle forze armate, tutto l'esercito, la marina aveva svolto il giuramento a favore della corona, e quindi con molta accortezza, prudenza, ma anche determinazione, certe misure le fece per portare acqua, al suo casato, alla sua dinastia e alla possibilità che la corona avesse a rimanere. Non di meno fece il governo, nominando prefetti, nominando questori, nominando dirigenti nei limiti delle sue possibilità,
sostenendo certe iniziative, il tutto per far vedere che il governo, anche senza il re, era in grado di garantire progresso, sviluppo, democrazia. Si è votato il 2 giugno del 1946 sulla base di due decreti del luogotenente. Il luogotenente era il Umberto II, e contestualmente si votò anche per l'Assemblea Costituente, cioè il 2 giugno del 1946, che per la prima volta votarono le donne, quindi non sono secoli che le donne votano in Italia. In realtà avevano votato anche l'anno prima per le elezioni amministrative laddove si svolgevano, ma da un punto di vista generale e politico votarono la prima volta il 2 giugno con due manifestazioni di voto, una per il referendum monarchia o repubblica e una per l'Assemblea Costituente, che sarebbe stata incaricata di fare la nuova Costituzione che, una volta approvata, entrò in vigore il 1 gennaio del 1948. Quindi tutti gli articoli che con completezza e efficacia credo Vitale ha espresso e elencato sono nella Costituzione, con le modifiche che lui stesso ha ricordato, sono della Costituzione entrata in vigore il 1 gennaio del 1948 e fatta da quella Assemblea Costituente che fu eletta il 2 giugno del 1946 assieme allo svolgimento del referendum. La politica, che oso fare azzardo una mia definizione, che è quella cosa che complica le cose facili, quando sembrano certe e l'avvocato le ha elencate, ma da politico con una certa speranza, dico, qualche volta risolve anche le cose apparentemente impossibili. È il quarto grado che spesso riesce o dovrebbe riuscire a trovare la soluzione. La politica in quell'occasione aveva già fatto le prime obiezioni. Molti cittadini, soldati italiani non erano ancora rientrati in patria, prigionieri o in ritardo, pur essendo la guerra finita il 25 aprile del 1945, a giugno del 1946 non tutti erano rientrati, e si discuteva ancora, anzi per ora, la Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige non facevano parte dell'Italia. Quindi parte dei cittadini che successivamente sarebbero diventati appunto cittadini italiani non poté e non partecipò a quel referendum e all'Assemblea Costituente. Secondo problema, che fu motivo di confronto, di scontro e di ritardo nel dare la programmazione dei risultati, era che i due decreti del luogotenente contenevano versioni non identiche. Il primo, che era del 16 marzo, diceva che la maggioranza dei votanti avrebbe comportato la proclamazione del risultato. La maggioranza dei votanti, mentre il successivo, che era dell'aprile, 23 aprile, parlava che le corti d'appello raccolti da tutti i comuni, da tutti i seggi, dovevano mandare a Roma, alla Corte di Cassazione, i voti espressi o per la Repubblica o per la Monarchia. Non era una differenza di poco, perché da una versione all'altra mancano i voti bianchi, i voti nulli e quelli che si sono appunto astenuti. Quindi uno parlava della maggioranza dei votanti e uno parlava invece dei voti espressi per un'opzione o un'altra.
Leggo, per confermare questo, che qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci per la Repubblica, l'Assemblea Costituente eleggerà come primo atto il capo provvisorio dello Stato. E una volta che fosse entrato in vigore la nuova Costituzione, il primo Presidente della Repubblica doveva essere nominato dall'Assemblea Costituente. Quindi il nostro De Nicola fu eletto capo provvisorio dello Stato immediatamente e fu confermato dall'Assemblea Costituente una volta costituita. C'è un altro comma che mi fa dire una curiosità che gli esperti qualche volta non dico dimenticano ma tralasciano, che dal momento dell'esito del referendum e fino alla nomina del capo provvisorio dello Stato, le funzioni di presidente venivano svolti dal capo del governo in carica. Quindi il primo persona che svolse le funzioni, i poteri di Presidente della Repubblica è De Gasperi, non De Nicola, perché i decreti del luogotenente prevedevano che in quel breve lasso di tempo, un mese circa, perché De Nicola fu insediato il 28 giugno e quindi dall'esito del referendum, che non fu il 2 giugno ma fu un po' più lunga, 10, 11, 12, 13 di giugno, fino al 18, quando la Corte di Cassazione fece la programmazione ufficiale, ma le cose erano già state fatte, le funzioni le svolse De Gasperi. E lo cito non solo volentieri, ma anche perché fu protagonista di un passaggio notevole. Il 5 giugno, a elezioni, a referendum svolto, il ministro Romita, che era ministro dell'Interno, diede il primo esito, pur sapendo che le norme dicevano che sarebbe stata la Corte di Cassazione a proclamare l'esito delle elezioni. In una distinzione che anche ora fra potere, lo ricordavo ancora qua, vitale, legislativo, esecutivo e giudiziario, il ministro Romita comunicò che vi era stato 10.362.000 per la monarchia e 12.182.000 circa per la Repubblica, che voleva dire che i voti espressi era 54% e 46%. Non disse, perché i dati non erano ancora definitivi, che c'era circa 1.500.000 di voti fra nulle e bianche. Poi, a conti fatti, se facciamo i conti anche noi, tenendo conto anche di questi, ne viene fuori che nei voti espressi il 51%, non di più, votò per la Repubblica. Il resto era o monarchia o voti nulli o voti bianchi. Però in quel momento la Romita non poteva proclamare, non era suo compito, e neppure la Corte di Cassazione si sentì di proclamarla, adducendo che mancavano 118 sezioni da esaminare, ma che non avrebbero, come dire, comportato di più, e che voleva conoscere quanti erano i bianchi, quanti erano i... E svolsero obiettivamente una funzione giudiziaria super partes, obiettiva, neutrale la Corte di Cassazione, il suo presidente fra i presidenti e il procuratore generale. Azzardo a dire che qualche dubbio c'è, se non altro per un passaggio che dirò
che dirò subito dopo. Di fronte alla comunicazione dei dati ci furono dei ricorsi. Il ricorso partì soprattutto da professori universitari di Padova, e questo per ricordare che tutto il nord, salvo Padova e Cuneo, la maggioranza fu per la Repubblica. Tutto il sud, salvo Latina e Trapani, fu per la monarchia. E l'Italia era profondamente divisa fra monarchia e repubblica. Il professori universitari di Padova segnalarono, e ebbero il supporto da rappresentanti, da autorità politiche, soprattutto di qualche partito che era in quel momento, che non è quello di adesso, Partito Democratico Italiano, che era schierato a favore della monarchia, segnalò che non era possibile la proclamazione perché non era certo che la Repubblica avesse avuto la maggioranza dei votanti, perché mancavano dei dati. Su questo qualche curiosità, perché anche l'amico socio me l'ha, se ero in grado, suggerita, mi viene in mente, ho notato, ho cercato, pare che il re che andò a votare votò bianco, non votò monarchia, e la regina votò bianco, non votò monarchia. Per la costituente erano due i voti, pare, dovrebbe averlo dichiarato lei, la regina votò per Saragat, che divenne poi il presidente dell'assemblea costituente. E quando Saragat lo seppe fu particolarmente felice, soddisfatto, orgoglioso che la regina avesse votato per lei. In quel momento che il re aveva già dato la disponibilità di andarsene, lo disse a De Gasperi, al governo, prima dell'esito del referendum, aveva dichiarato che una volta conosciuto l'esito lui abdicava, Umberto II, e si allontanava dall'Italia e andava in esilio. Ma di fronte al ricorso di segretari di partito, di professori universitari, e spinto probabilmente da consiglieri, lui aveva il ministro Lucifero di cognome, era ministro della Real Casa come assistente principale, si potrebbe dire con la Repubblica il sottosegretario di Stato, il spingevano perché avesse a resistere e a attendere l'esito definitivo, la proclamazione da parte della Corte di Cassazione. Siccome questo ritardava, rinunciava, era titubante, in Italia si scatenarono manifestazioni, scioperi con morti, feriti e vari incidenti. Nel sud, a Napoli, ci furono morti, fra i quali due carabinieri giovani, perché da una parte si riteneva che il referendum fosse da ripetere, perché l'esito non era chiaro e definitivo. Dall'altra c'era chi l'esito, il numero era politicamente, se non formalmente, ineccepibile, e quindi ci furono tanti scontri. Di fronte a questo De Gasperi, con il supporto del governo, ma mettendoci del suo, forte del risultato, 12 milioni, e non si sapeva quelli definitivi, ma poi vengono fuori e sono diversi un po' e migliorativi a favore della Repubblica, 12 milioni e 718 mila per la Repubblica e 10 milioni 718 mila per la monarchia a scrutinio definitivo,
e di fronte alle incertezze, ai subugli, ai scioperi che c'erano in Italia, il sangue caldo non era ancora raffreddato dopo le vicende italiane, andò dal re una, due, tre, quattro volte e si narra che fece delle dichiarazioni molto forti e fra le quali disse al re: o lei abdica o domani mattina io vengo a trovare lei a Regina Celi, o io o lei viene a trovare me a Regina Celi, consigliandolo nell'interesse della dinastia, nell'interesse del comportamento che il re fino a quel momento aveva avuto di grande dignità, di grande compostezza e di rispetto dell'ordine costituzionale che si stava creando, al che il re, pur non rinunciando formalmente, il 13 giugno abbandonò l'Italia ed era stato preceduto dai suoi familiari, dalla regina, che si erano imbarcati in un piroscafo a Civitavecchia andando all'estero. Il 18 di giugno, come che aveva programmato, la Cassazione diede i risultati definitivi, che quelli che ho ricordato prima, cioè i elettori erano stati circa 28 milioni, i votanti circa 25 milioni, l'89-90% aveva votato, percentuali ben diverse a cui siamo abituati, i voti validi 23 milioni e 500 mila circa, 1 milione e 500 mila le non valide, di cui 1 milione e 100 le bianche, e il risultato che dicevo prima, quindi 51% dei votanti Repubblica, il resto o monarchia o come dire non valide. La Cassazione nel momento della proclamazione, per questo chiudo questo passaggio, circa ogni uomo e anche i magistrati credo abbiano un loro convincimento, una loro coscienza, nella proclamazione si trovarono a decidere i ricorsi che erano stati nel frattempo presentati. 12 voti a 7 i ricorsi furono respinti e si provvede alla proclamazione. Fra i 7, per accogliere il ricorso, il procuratore generale e il presidente della Corte di Cassazione, che erano quelli che dovevano proporre la proclamazione, fare l'esame dei ricorsi, e quindi con 12 a 7 chissà cosa sarebbe successo se la Cassazione, pur con la proclamazione avvenuta da parte del governo, pur con la partenza del re, che pur non aveva abdicato ma aveva non impedito lo svolgersi dei passaggi, ma i dati. In quel momento il re aveva già sciolto, a conferma della sua correttezza, sciolto le forze armate dal vincolo, dal giuramento a favore della corona, e da quel momento formalmente, ma era già avvenuto il 12 di giugno, il governo proclamò la Repubblica, indicò in De Gasperi quello che assumeva le funzioni di capo dello Stato e quindi Presidente della Repubblica, per legge, perché il re era sempre stato anche dell'avviso che avrebbe dato nell'incertezza delega a De Gasperi, conservando lui i diritti fino allo svolgimento di tutte le procedure. Questo il governo lo rifiutò, disse sì, ma per legge, cioè nei decreti del luogotenente, assumiamo i poteri e le funzioni e non solo per disponibilità o generosità dello Stato. Tutto questo
successe e da lì ci fu il primo Presidente della Repubblica. Le funzioni le ebbe per primo De Gasperi, subito dopo fu nominato De Nicola e su De Nicola un passaggio che ci porta ad aiutare cosa è successo con i successivi Presidenti della Repubblica e cosa può succedere col futuro Presidente della Repubblica. In quel momento furono indicati i migliori rappresentanti, i più autorevoli, i più prestigiosi che l'Italia aveva. Uno fra, non dico fra i tanti, fra questi, Benedetto Croce, che era segretario del Partito Liberale. E questo fu uno dei motivi che non ebbe il via libera. Dico questo per farvi una prima constatazione di natura politica. Usualmente, salvo il caso di Saragat, Presidente della Repubblica, non Presidente dell'Assemblea Costituente, il Presidente della Repubblica non è mai stato un leader politico, non è mai stato un segretario politico, non è mai stato il capo politico più forte del momento, avendo sempre scelto i parlamentari, una persona di prestigio, autorevole, rappresentativa, ma non in rappresentanza di forze politiche o non solo politiche di prim'ordine. Quindi a Benedetto Croce fu detto di no e si scelse Nicola, De Nicola, non solo perché bravo, ma perché era uno che diceva sempre di no, che aveva rinunciato a tanti incarichi, però aveva delle caratteristiche, e qua diamo atto e sia orgoglioso l'amico socio per le sue origini. De Nicola era napoletano e quindi fu quasi quasi una ma vai avanti. Ci siamo capiti. Era filo monarchico, era stato presidente della Camera quando nel 29 Mussolini dichiarò: se volevo facevo di quest'aula un'aula sorda e grigia. La presiedeva De Nicola in quel momento. Divenne senatore a vita di nomina del re e per queste, non dico caratteristiche, anche altre, di fine giurista, di persona onesta, fortemente rappresentativo, fu scelto Presidente della Repubblica. Tutti gli altri che vengono dopo... sottolineare che era anche un avvocato, oltre ad essere napoletano. Sì. Gli viene logico fare gli auguri. Visto. Vediamo. Anche perché ha ricordato prima... Anche perché lo ricordava prima che a Presidenza della Repubblica non ci si candida. Mai. Mai. Questo ci fa pensare anche per il futuro, che ci può essere chi continua a non candidarsi, ma viene eletto. Di corsa, e mi fermo, a conferma di quello che ho appena affermato, che non è mai stato un leader politico, il Presidente della Repubblica, persona di prestigio, autorevole, il rappresentativo, ma non di rappresentanza forte di una parte politica, De Nicola, Inaudi, Gronchi, Segni, Saragat, Leone, Pertini, Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano, Mattarella. Tutte persone di grande prestigio, ma tanti furono i candidati che avevano magari in quel momento maggiore carisma, ma proprio per questo non. Su questo l'ho raccontata a Sossio,
la mia esperienza, con le tante medaglie addosso, ho partecipato alle elezioni di Cossiga. Cossiga è stato nominato alla prima votazione, un lunedì pomeriggio. La domenica pomeriggio il segretario del maggior partito, cioè la Democrazia Cristiana di allora, mise insieme tutti gli elettori, senatori, deputati, io ero deputato, i rappresentanti della regione, erano anche a quel tempo i 58 complessivi, ma erano presenti solo i democristiani, e al tavolo della presidenza passarono tutti i maggiorenti, qualcuno se li ricorda, anche perché non è molto tempo che sono mancati, Andreotti, Fanfani, De Mita e tanti altri, e tutti ad esprimere l'appoggio e il sostegno. Si era lavorato bene, tutti d'accordo, compreso altri partiti, a candidare e a sostenere Francesco Cossiga. Uno solo, Gerardo Bianco, che in quel momento era il capogruppo della DC alla Camera, andando al microfono dice: io sono d'accordo, volentieri lo voto e lo sostengo, però da questa vicenda ho imparato un esempio, che per fare carriera in politica bisogna vestirsi di grigio. Era una diminuzione del prestigio del candidato Cossiga, ma conferma che per accedere a questi livelli non basta essere bravi, cari, ma anzi ci vuole, come dire, se non essere seduti in terza o quarta fila, non avere in quel momento delle responsabilità o ruoli di altezza. E mi fermo già, posso dire qualcos'altro? No, dico qualche altra cosa, poi sì. Fai qualche altra domanda, gliela facciamo, perché sì. Non può pensare di uscirne in via così indenne. Il Presidente della Repubblica, salto gli appunti perché probabilmente rischierei di andare troppo lungo, e vado a qualche passaggio. Nei tre poteri che anche qua Sossio ricordava nella sua introduzione, direi che il Presidente della Repubblica è quasi un quarto potere. Qualcuno lo interpreta come un arbitro, un notaio, e Mattarella in qualche modo così ha voluto impostare. In realtà i poteri, se li avete seguiti, sono enormi del Presidente della Repubblica. O meglio, se la politica, il Parlamento, il governo è forte, il Presidente della Repubblica, non dico si adegua, ma fa soprattutto il notaio, l'arbitro, il super partes. Se la politica, il governo è debole, la forza diventa un concentrato di funzioni, di responsabilità e di indirizzi. E attualmente, come dire, non è che si goda di grande prestigio dei nostri organi costituzionali. E quindi, una per tutte, o se ci vuole anche altre, chi ha fatto sollevare alcuni dubbi interpretativi è stato Cossiga, soprattutto, che non solo faceva il picconatore. Ecco, Cossiga io l'ho ritrovato quando feci il senatore, lo trovai senatore a vita e si dimise da senatore a vita, mettendo in crisi se poteva o non poteva. Dalla lettura della Costituzione, faceva Sossio prima, c'è un passaggio che dice può rinunciare, ma nessuno ci ha mai pensato che il Presidente della Repubblica può rinunciare a fare il senatore. Lo può fare, era in uno scontro col Parlamento, uno scontro col governo in materia giudiziaria,
e può anche rinunziare. Ancora, sempre di quello che ha stato letto, il Presidente della Repubblica incarica il Presidente del Consiglio, lo nomina Presidente del Consiglio e su sua proposta nomina i ministri. E è successo già varie volte che i ministri che il Presidente del Consiglio propone, il Presidente della Repubblica non accetta. Lo può fare? Sì, lo può fare. Quindi non occorre ricordare singoli casi, anche recentemente, dico quello recentemente, Savona, e era proposto ministro del Tesoro, il Presidente della Repubblica disse di no. E la frase che va interpretata e dipende dalla personalità, dal ruolo, dalla forza che il Presidente della Repubblica ha in quel momento rispetto alla forza o alla debolezza che ha la controparte, cioè la Presidenza del Consiglio e il Parlamento. Ancora, la grazia, sto dando alcuni passaggi delle numerose competenze, la grazia e l'obbligo della controfirma del ministro proponente, e si discute molto, e se il ministro proponente non firma? E si discute, se ne parla, e vi sono ormai acclarato che alcuni provvedimenti il Presidente della Repubblica li può prendere e il ministro deve firmare, e in altri molto meno, quindi alcuni sì e altri no. L'altro ancora, tutte le iniziative del governo prima di andare al Parlamento, il disegno di legge, i decreti legge, tutti i provvedimenti che vanno al Parlamento passano per il Quirinale prima di arrivare a Palazzo Madama o a Montecitorio, e li deve firmare, non è scritto in nessuna parte, autorizza, dice la Costituzione, cioè i provvedimenti del governo che vanno al Parlamento fanno un percorso prima al Quirinale e poi al Parlamento. È obbligato a firmare tutte le leggi che il Parlamento fa? No, non è obbligato a firmarle, può rinviarle e il Parlamento con una certa maggioranza può confermarle, perché non siano fatti né abuso né altre. Negli ultimi 6 mesi non può sciogliere il Parlamento, ma nei 4 anni e nei 6 anni e 6 mesi precedenti, sentiti i presidenti delle Camere, sentiti, danno un parere obbligatorio non vincolante, scioglie il Parlamento. Quindi ci vuole motivazione, ci vuole la causa e ci mancherebbe altro, ma il potere, mentre il governo è un organo collegiale, il Parlamento è un organo collegiale, la Corte Costituzionale è un organo collegiale, il Presidente della Repubblica è una persona, rappresenta l'unità nazionale, rappresenta il quarto potere, mi permetto di metterle un titolo, e se appunto il governo, il Parlamento, la politica è forte, lui si adegua nel rispetto delle prerogative che ha. In caso diverso, anche qua socio, spero di non in forma monotona a ripetermi, comanda le forze armate, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, e c'è un appunto a Mattarella che non lo ha esercitato, probabilmente responsabilmente, poteva sciogliere il Consiglio Superiore della Magistratura di fronte a tutto quello che è successo. Quindi i poteri sono da esercitarsi con prudenza, con ragionevolezza, con buon senso, con senso dello Stato, per non andare a costare contro l'alto tradimento o attentato alla Costituzione, ma e in questo mi fermo,
ci sono delle analogie a quello che lo Statuto Albertino dava al re, con grandi e profonde differenze. Una me ne viene in mente: i ministri del re rispondevano al re, i ministri della Repubblica rispondono al Parlamento, pur se proposti dal Presidente e nominati dal Presidente della Repubblica, rispondono al Parlamento. Tant'è che si discute, ma qua le cose potrebbero fin troppo ampliarsi, se si può revocare un singolo ministro e se il Presidente della Repubblica può o meno revocare ciò che lui ha nominato. La metto come punto di domanda perché le cose andrebbero lunghe. In conclusione, dal 24 gennaio la Camera dei Deputati, perché la Camera dei Deputati? Perché il Presidente della Camera dei Deputati, perché la Presidente del Senato della Repubblica è la seconda carica dello Stato e quindi ci potrebbe essere un conflitto quando convocare o meno. A proposito, se il Presidente della Repubblica è impedito stabilmente o provvisoriamente, subentra le funzioni, la supplenza, il Presidente del Senato, il quale non giura diversamente dal Presidente della Repubblica. Svolge certamente funzioni ordinarie, non fa senatori a vita, non fa grazia, non respinge leggi, ma esercita. Il Presidente della Camera, dicevo, convoca e si svolgono a scrutinio segreto. Quindi, buttando, come dire, un po' di pepe per quello che succederà in futuro, non c'è una maggioranza governativa parlamentare che possa dirsi in grado di eleggere tranquillamente il Presidente della Repubblica che seguono. Ricordo a tal proposito che Prodi, che era in Unione Sovietica per lavoro, fu richiamato dal suo segretario Bersani di correre in Italia perché era tutto fatto per fare Prodi Presidente della Repubblica. 101 parlamentari di quella maggioranza, quindi o vi è un accordo senza limiti di tempo, veniva ricordato, di persone gradite o apprezzate a una maggioranza trasversale, o se ne va avanti finché, speriamo non succedano disgrazie come fu con l'attentato a Falcone, che comportò che dopo tante votazioni il giorno dopo fu eletto Scalfaro per la necessità, pur con qualche rammarico, di avere da subito la pienezza della rappresentanza costituzionale e quindi fu un dato ma scusatemi se dico di finire, invece mi vengono in mente dei accidenti. Il giuramento del Presidente della Repubblica viene fatto senza i rappresentanti regionali, quindi 58 partecipano, votano, contribuiscono. Quando va a votare non ci sono i rappresentanti regionali, e il saluto che il Presidente della Repubblica farà in quell'occasione può essere annoverato come il primo dei messaggi, che sono fra i compiti, i diritti che il Presidente della Repubblica ha di mandare messaggi alle Camere, che sono consigli, suggerimenti, sollecitazioni. Il primo è proprio il messaggio che il giorno dopo che viene eletto giura e fa delle dichiarazioni come quelle che ci troviamo a fare il sindaco, il Presidente della Regione, che presenta il proprio programma. Non è proprio così, non è un programma, ma è il primo messaggio alle Camere. Mi fermo sul serio, grazie.
Comunque da quanto ci dice appunto l'onorevole Falcera abbiamo capito quanto sia quella che viene definita la più bella Costituzione del mondo sia il frutto di un contemperamento dei poteri, no? Il Presidente del Senato svolge le funzioni in caso di impedimento del Presidente della Repubblica, però il Presidente della Camera che convoca 30 giorni prima della scadenza convoca le Camere riunite e delegate per l'elezione. Durante i sei mesi prima della scadenza, e salvo che non coincida con la scadenza della legislatura, il Presidente della Camera, la Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere, per evitare che sciolga le Camere in vista di una diciamo, rappresentanza a lui più favorevole che possa favorire una sua rielezione. Sul tema rielezione però, se non ci sono domande da, diciamo, da parte dei nostri ospiti, mi pongo un problema, perché sì, uno dei temi oggi molto dibattuti è questa continua ricerca in nome di una stabilità, in nome di di tutto il momento che stiamo vivendo, di conferma e rielezione del Presidente Mattarella. Voi sapete che ciò è già avvenuto con la rielezione nel 2015 del Presidente Giorgio Napolitano, ma che sul punto la Costituzione nulla dice, cioè la Costituzione dice che il Presidente ha la durata di sette anni, basta, non dice altro. Sul tema, sulla ipotetica appunto rielezione del Presidente Mattarella, chi ha fatto parte appunto di questa esperienza? Cosa si può dire? E premesso una battuta la mia, che degli amici non si può mai parlare male, e io mi ritengo immodestamente in rapporti di amicizia con Mattarella. Fu eletto anche lui nell'83, c'ero anch'io, la prima volta per me e la prima volta per lui, e facemmo varie iniziative assieme. Eravamo un gruppo di giovani guastatori. Il motivo pare, fatta la battuta, il motivo pare prevalente per il quale Mattarella rifiuta, e lo ha detto ormai perfino da essere credibile, è che non vuole, dopo la vicenda Napolitano, creare un ulteriore precedente che diventerebbero due successivi, a far sì che chi fa il Presidente della Repubblica si abbia naturalmente a candidare per rimanere, perché la Costituzione, anche qua lo ricordava Sossio, dice 7 anni e non esclude quindi che possono essere immediatamente rinnovabili. Quindi, per non creare, oltre alla stanchezza, oltre che la sobrietà, la serietà, il motivo istituzionale prevalente pare dovrebbe risultare soprattutto questo. Però, come dire, scusatemi se scivolo nell'attualità dopo aver tentato di starmene fuori, se tutti glielo chiedono, probabilmente alle prime votazioni no, ha detto no, non lo possono votare, ma se non se ne fa subito uno, un altro con grande consenso e grandi numeri, è per andarne fuori, come dire, certamente opinione personalissima, torna in gioco, e a suo favore, sempre opinioni personali, gioca un dato che anche questo, perché ne ha ricordate tante prima nell'introduzione, e se si va alla scadenza naturale della legislatura, vuol dire nel 23,
il nuovo Parlamento sarà eletto con un numero di parlamentari ben diverso, una situazione ben diversa, e quindi Mattarella potrebbe benissimo dire che lui c'è, ma con un nuovo Parlamento avrebbe doppio dovere di rinunciare a restare dando le dimissioni. Questo, come dire, sarebbe, non dico una via di fuga, ma non dico salverebbe la faccia, dopo aver detto tante altre volte, però se il Parlamento trova un'intesa prima, ne fanno un altro. Se il Parlamento trova un accordo trasversale per eleggere subito o quasi subito, probabilmente non può insistere o violentare Mattarella. Se però le difficoltà ci sono, restano, e chi può chiedere, altra opinione personale, chi può chiedere a Mattarella di restare? Draghi. L'unico. Caro amico, io resto qua e tu però resti là. Almeno andiamo tutti e due alla scadenza della legislatura e poi chi vivrà vedrà. Però ogni giorno è una sua fatica. Beh, Nicola, vedi un attimo se funziona questo qua. Aspetti un attimo, signora. Come si accende? C'è un rosso. No. Sì. Adesso si scatenano le domande, stai pronto. Io mi chiedevo, può rimanere per altri 2 anni e poi, cioè fino alla fine della legislatura di 2023, e poi anche per motivi di salute, come è successo col Papa, che si è ritirato, può succedere questo, cioè, perché adesso lui dice no, ma vista la situazione può. Si può per altri 2 anni? Questo chiedo. No, se cioè, fino alla fine al 23, diciamo, potrebbe rimanere, no? Ma questo è un auspicio, un desiderio, mi pare di capire. Bisogna che sia rieletto. E se sì, è rieletto, è formalmente eletto per 7 anni. No, io. Sì, però io, per 7 anni, ho capito, ma per 7 anni di stabilità e tutto, uno dice beh, 7 anni. Il problema è uno soltanto, è una questione di opportunità. Cioè tu non puoi chiedere a un presidente di essere eletto a tempo determinato. Capito? Certamente la questione è quella che lei dice, certamente lui può essere eletto e dimettersi dopo 1, 2, 3, quello che è. Esatto. Però il problema è che tu non puoi partire, a mio avviso, dal contingentato, perché sarebbe un presidente dimezzato. Ho capito, sì. Sarebbe un presidente dimezzato rispetto a tutti quelli che sono i poteri che abbiamo elencato prima. Comunque può essere eletto e dimettersi nel corso del settennato. Esatto. Un attimo solo, cioè una... poi dopo la signora. Sì. Volevo chiedere un vostro parere, vista la situazione politica attuale, potrebbe essere stavolta l'opportunità che venga eletto un presidente donna? Deve essere qualificata, non si Secondo me potrebbe essere il momento giusto. Può dare il alla signora? Sentiamo un'altra domanda. Prego. Io volevo dire, intanto sul commento donna sì, ma deve essere qualificata, non soltanto di genere, che altrimenti di loro a lui. Metta più vicino, signora. Il microfono. La seconda cosa è questa, che è poi alla signora. Ma Mattarella, se lo nominano, se lo eleggono, può rifiutare? Cioè, certo, sì, la Costituzione prevede, può rifiutare. Sulla prima, no, c'è una seconda domanda? Altra domanda? Altra domanda o era solo un sollecito?
la possibilità che venga eletta una presidente donna, secondo voi? Secondo me è possibile, non sarebbe niente di male, deve essere brava. Quindi io, non solo donna, anche brava. Io invece posso dire la mia? Io dico la mia, io invece dissento da questa risposta. Perché? Sulla possibilità che venga eletta. Noi siamo tutti quanti abituati a dire che quello che avviene negli Stati Uniti di America avviene con 10 anni in anticipo rispetto al mondo europeo. Ecco, negli Stati Uniti d'America non sono riusciti a eleggere 6 anni fa Hillary Clinton, che, per riprendere quello che diceva l'onorevole Falcer, che era una donna non solo brava ma qualificata, nel senso che aveva svolto funzioni amministrative da segretario di Stato, cioè il nostro ministro degli esteri per gli Stati Uniti d'America, oltre che essere stata alla Casa Bianca per 10 anni quale First Lady, perché lei era la moglie di, appunto, Clinton. Di Bill Clinton, che ha fatto due mandati presidenziali. E quindi in America, che nonostante questo sono riuscite a eleggere un presidente nero, cosa un'altra grande iniziativa, l'America non è riuscita a eleggere un presidente donna. Se ci riusciamo noi, siamo certamente più avanzati rispetto a quello che è. Però il problema, che diceva giustamente, qual è la figura femminile che oggi ha questa esperienza di ministeriale, di rapporto con, appunto, con quelli che sono i dicasteri, con quelli che sono i segretari? Cioè, il Presidente della Repubblica non è soltanto la persona eminente che ha dato lustro alla nazione, ma anche dal punto di vista amministrativo un grandissimo conoscitore della macchina Stato. Per carità, c'è tutto uno staff di aiuti che fanno tantissimo, però voglio dire, secondo me nelle persone che vengono indicate come oggi possibili candidati alla presidenza, nelle persone di sesso femminile, non vedo quelle che hanno un'esperienza di proprio ministeriale, perché dovremo lavorare anche su questo, ma non è semplice. Va bene? Altro? Potrebbe farci un'indiscrezione su chi pensa che possa essere eletto un proprio presidente? Non è che rischi di inimicarmi parte di presenti se mi esprimo? No. Ormai potremmo dire, l'aveva detto. Non c'è nessuna immaginazione. No, non so se la battuta che a questo punto mi pare invitato a fare sia un auspicio, una previsione o un auspicio, cioè se una previsione o un augurio. Mi fermo alla previsione, così non manifesto, anche se è Draghi. Ma sapevo. Draghi deve rimanere dove è. Ecco, per allora la motivo, non come la motivo, e non come, ripeto, non come espressione di auspicio e desiderio, ma come previsione. E Draghi non è un robot, non è un automa, è un uomo. E quindi le spinte, le controspinte che sta avendo nella guida del governo, non dobbiamo non pensare che lo abbiano logorato e che lo possono logorare. E se si vuole che rimanga lì, non è perché devi rimanere lì, ma deve essere aiutato a, come dire, a svolgere adeguatamente, responsabilmente, perché lui
e qua sì ci metto una valutazione, finora non si è dimostrato solo un grande tecnico, ma soprattutto un grande politico. Il politico propone, ascolta, rettifica, modifica e decide, ma ascolta, corregge, integra, cosa che lui in gran parte ha fatto. Quindi attualmente possiamo immaginarcelo in difficoltà di fronte a tirare dalla giacca da una parte e dall'altra. L'altra, se lui rimane là, e lo ha già detto però, nel senso che se non fa il Presidente della Repubblica, lo ha lasciato capire, non fa il Presidente della Repubblica è disponibile a rimanere dov'è, perché un altro potrebbe dire sbatto la porta, non mi volete là e arrangiatevi. No, pare che l'abbia detto che sia disponibile, ma se rimane dov'è, dura un anno? È quello che dico. E fra un anno c'è un nuovo Parlamento, un nuovo governo e il Presidente della Repubblica che andranno a decidere, deciderà anche chi fa il Presidente del Consiglio. Quindi da un punto di vista umano diamolo per scontato che lui è disponibile. L'interesse generale, l'interesse nostro può essere anche di altro tipo, che svolga una funzione che oso dire sta facendo egregiamente e possa rimanere con Presidente della Repubblica all'altezza del bisogno e del ruolo che deve avere. Ma se lui non viene eletto, diciamo, al primo piano, al secondo piano, se magari Draghi non viene eletto al primo, al secondo piano, abbastanza immediatamente, e si scorge la via del Draghi vuole? No, non ho capito. Se non viene eletta alla prima e al secondo scrutinio? Magari lui dice no, se ci mettono così tanto mi scorcio io e non sono più disponibile per andare. Io credo che tutti quanti noi, se venissimo indicati, avremmo che sia la prima sia la venticinquesima. No, certo la problematica del, perché giustamente il senatore Faccella ha fatto un'osservazione, le istituzioni non possono essere vacanti, perché nel vuoto dello Stato, delle istituzioni, si annidano i pericoli. Oscar Luigi Scalfaro, che aveva fatto parte dell'Assemblea Costituente, viene eletto appunto il giorno dopo l'attentato del 92 a Falcone, perché si resero conto, i parlamentari, i grandi elettori riuniti, si resero conto della necessità di coprire, in quel momento di attacco alle istituzioni, di coprire il ruolo. Quindi certamente non è un piacere, perché poi la domanda è, durante questo scaduto, perché il 3 febbraio 2022 sono 7 anni che il Presidente Sergio Mattarella ha finito il suo settennato. Quindi dal 4 febbraio in poi, chi esercita le funzioni di Presidente? Giustamente le funzioni di Presidente, c'è la cosiddetta prorogatio imperi, le funzioni vengono svolte ancora da Mattarella, però è un Presidente limitato, nel senso che ordinaria amministrazione certamente, non, e quindi qualsiasi cosa dovesse succedere effettivamente abbiamo un problema dal 4 febbraio in poi. Sì, ma se venisse eletto il Presidente Repubblica al suo posto, secondo lei chi è il Presidente? Mi sono già inimicato metà dei presenti, rinuncio, mi dia la domanda di riserva. Ce ne sono, ma è evidente, se non l'ho lasciato capire, lo esplicito, che Mattarella sarebbe apprezzato, gradito e sarebbe enormemente in grado. E credo che nel resto ce ne sono. D'altra parte, se è pur vero che nessun
leader politico carismatico ha potuto fare il Presidente della Repubblica, è anche vero che chi è diventato è riuscito a fare il capo, il leader, il riferimento per tutta l'Italia nei momenti anche difficili. Quindi Napoleone diceva che il bastone del maresciallo lo potevano avere in Italia. Così pure fra i noti rappresentanti vi siamo al massimo livello, ma certamente c'è chi, se ha senso dello Stato, delle istituzioni, sarebbe in grado di fare quell'ulteriore salto e di garantire il prestigio italiano, internazionale ed altro. Quindi sarei fiducioso che se non c'è Draghi, se non c'è Mattarella, magari questi, ma fra gli altri ce ne sono, non hanno tutte le caratteristiche desiderabili, ma come dire, il prestigio, l'autorevolezza ce ne sono, e si può essere fiduciosi, e la speranza ulteriore è che stiano veloci, che non sia fatto per necessità, per urgenza, che le cose fatte con urgenza non sempre funzionano bene. E prima si ricordava l'unica vicenda che fu improvvisa è il malessere, il male di Segni, l'unica volta che ci fu un'interruzione, e a quel punto per esempio ne è venuto fuori chi doveva prendere atto che il Presidente della Repubblica non era in grado di svolgere le sue funzioni, non mica scritto. L'iniziativa allora l'ha presa il governo, che il Parlamento decise e fu fatto un altro Presidente della Repubblica, ma la temporaneità, la provvisorietà, il vuoto, si ferma tutto di fronte ad eventi a vuoti. Quindi però mi sento, questo sì, opinione che mi espongo, che oltre a Draghi e Mattarella, che hanno quella grande esperienza, ce ne sono. Pardon, non serve essere parlamentari, basta aver superato i 50 anni e avere i diritti civili. Quindi no, lui li ha appena superati. Io ho più chance, perché no, però guardate, c'è un altro problema che è un problema che non è mai stato sotto, sì, che è sempre stato al centro, che appunto il Presidente della Repubblica al cessare 7 anni è, salvo rinuncia come dicevamo prima, è nominato senatore a vita. Quindi un presidente troppo giovane non è mai stato preso in considerazione. Il più giovane fu proprio Cossiga. Uno dei più giovani fu proprio Cossiga, che poi dopo ha fatto tutto appunto la sua, ha continuato. Buonasera. Però sul fatto dell'età, oltre che perché l'età porta saggezza eccetera, ma sul fatto dell'età, anche in previsione del dopo settennato, hanno sempre svolto, almeno secondo i testi che ho consultato, hanno sempre svolto una valutazione, oltre a quella di dire mai dare troppo potere a chi già ne ha, come diceva appunto l'onorevole Falcelli. Va bene, se non ci sono altre domande, signore, è stato un piacere e ci vedremo alla prossima.